Salve a tutti ragazzi, qui è Gianchi che parla, benvenuti in questa seconda parte dell'apertura delle 30 bustine dei calciatori panini. Cominciamo subito, proprio subito, 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 subitissimo, e andiamo. Oh! C'è il codice pure questo! No, bisogna lasciarlo alla fine. Anche se l'ho mezza aperta però. C'avevo il codice. E può essere un qualcosa di segreto, tipo documenti della CIA. Chissà cosa ci sarà là dentro. Perché l'ho aperto? Perché l'ho mezzo aperto? Ma comunque abbiamo Rudy Garcia. Ciao Gio. Sì. Dovrei averlo già. Rudy Garcia. Rafael Romo. Mario Suarez. Morgan De Santis. Duo del Crotone. E Ciccio Brienza. Immortale Brienza. Ok, qua non c'è il codice. Possiamo procedere allora. Abbiamo una film del campionato Juventus che alza la Supercoppa forse. Sì, potrebbe essere quella. Sì. Non c'è scritto, vero? No. Boh, è la B1. Vabbè. Comunque poi abbiamo squadra del Sassuolo. Due del Pescara, Marcos Alonso, due del Cococomo, che mi stavo saltando, e Giampaolo Bellini, il Cococomo. Il Cococomo. Nuovo tormentone dell'estate 2016. È il Cococomo. Tensione, sì, mi mancano, sì, dovrebbero mancarmi. Allora, la cosa antipatica di questi scudettini è che ogni edizioni sono sempre gli stessi, no? E quindi si fa difficoltà a riconoscerli. Quindi vabbè. Si dovrebbero buh. Ma non lo so. Non lo so sinceramente serio. Oppure no. No, dai, non ci credo. Raffigura del Chievo Verona è la terza che trovo. Incredibile. Mirko Gori, Luigi Sepe, due del Cesena e Cristian Raimondi. Ma incredibile! Cioè, ne avrò 4 di raffigura e trovo 3 volte quella del Chievo Verona. Boh. Trollaggio a livelli estremi, attenzione, c'è lo scudetto del Pasquale Salernitana Paloschi. Due di nuovo del Cococomo e Rossettini. Dico io, ma è possibile? 20 squadre, ci sono 20. E vabbè, nemmeno la gioia di dire ho trovato una che mi manca. E non troverò dopo. Sarri ancora che sembra un calabrone così senza gli occhiali. Seriamente. È strano, non lo so. Boh. Sto cercando di capire a cosa potrebbe assomigliare. Poi Nagatomo, Fernandez, Roncaglia, il Cautari doppio e Mbaye. Cautari pure, fu fatto andare così a random proprio perché gli andava alla società e quindi sì, facciamo partire un difensore buono e teniamoci Struna ovviamente. Altro scudetto del Genoa manca, sì. Ok, comunque ho completato tutta la pagina quella iniziale, diciamo, del Genoa. Sì. Poi abbiamo due del Trapani, boh, poi carte al contrario con San Marco. Gilberto ancora, la decima volta che lo trovo, Enzo Maresca, gran bel giocatore, e poi Nazzi, anche lui, ovviamente, perché la politica del Palermo sta diventando, se sei un buon giocatore devi andare via, per forza, o ti vendiamo a tanto, oppure diciamo che non sai giocare, via, e quindi sì, enjoy, mi sembra piuttosto corretto, sì. Perché no? Tanto il sonno si fa sentire. Vabbè, comunque. Metà squadra dell'Empoli immortale di Natale. Il traditore Munoz. L'egiziano Salah. E poi questi che mi rovinano tutto. E poi Dramo. Perché rovinano? Perché? Colpa degli americani. Sto notando che ogni carta che è nel retro ha un numero basso.
Questo ad esempio è 30, poi c'era 12, poi 41. E poi le divise del Bologna che mi manca, ottimo. Beh, poi squadra dell'Udinese, 2 della Salernitana, Birsa, 2 dell'Entella e German Denis, di nuovo, che avrò triplo, più o meno. Se non triplo quadro, sì. Ci può stare. Ecco, di nuovo, 25. Ah, non vede niente. Interessante questa cosa. Attenzione, scudetti, scudettini serie B. What the fuck? Ma che co... No, aspetta. No. Ho trovato... Che strana. Non c'è il coso che li separa in mezzo. Oh mio Dio. No, dai, stranissima. Ok, questa io non penso di attaccarla, ma... Boh, probabilmente la conservo. È stranissima. È stata stampata come una sola... Allora, o sono drogato e non ricordo bene. Oppure... No, adesso voglio trovare... Oh mio Dio, non potrò vivere felicemente con me finché non capirò. Vabbè, comunque, Ncham. Però lasciamola in sospeso. Abbiamo Frara, che è dato come capitano. Boh, si può essere. Croce, Lopez e Carmona. Oddio, datemi un altro scudetto di Serie B, devo vedere se quella carta è fuori dal normale oppure è una comunissima... No, mi hanno spasato il coso, 362. Attenzione, potrebbe essere quella giù, no, è quella su. È il logo della Serie A Team, che è molto buono, ma ce l'ho già. Poi abbiamo due dell'Entella, Luca Toni, grandissimo anche lui, che dovrebbe ritirarsi a fine stagione, se non ho capito male. Poi abbiamo... Paul José Mpoku, Pepe Reina e Rodrigo Eli. Quante ce ne restano? Ah, only five, what? What the hell? Vabbè, 40, attenzione, attenzione, c'è qualcuno. Oh, attenzione. No, allora niente, sono io drogato. Cioè, non c'è la linea nel mezzo. No, ma perché? Boh, comunque, ottimo. Scudettino della Serie B e del pallone. Giusto. Vieni, leviamo, non sei più speciale. Vai via. Eppure non lo so. No, 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 no. No, per me no. Boh, comunque, Avelar. No, devo andare a scoprire questa cosa. Verdù, Mario Rui, due del Crotone e Angelo da Costa. Oh mio Dio, non posso vivere, devo capire. Devo capire. Ah, 16. Qua c'entrano gli illuminati, ne sono sicuro. Maglia del Sassuolo, terza. Sì, penso, dovrebbe essere. Very good. Joel Obi. È un bello figo, rivisitato Joel Obi. Pescara, Diusse. Che è venuto benissimo con gli occhi chiusi. Ottimo. Grande Diusse. Poi abbiamo il Cagliari che sta facendo davvero un gran campionato e Masiello. Sicuramente salirà in Serie B, probabilmente batterà anche il record del Palermo perché è davvero lanciatissimo. Attenzione, 50, si conferma ancora la mia tesi filo-illuministica. Poi abbiamo Paolo Sosa, lo hanno pure lui un poco photoshoppato perché è troppo lucente, sembra quasi un... come si chiama? Oh mio Dio, un vampiro. Ecco. Poi abbiamo Geoffrey Kondogbia, Bernardeschi che dovrebbe mancare. Guarda chi c'è, Pasqua. Allora, quelli della Fiorentina sono sempre in coppia. O hanno paura oppure boh. Golden Iga, doppio. Mi sembra giusto. E Krysetic. Krysetic. No. Qualcuno della Serie B. Uno scudetto della Serie B, ti prego. Vi prego, vi prego. Oh, attenzione, potrebbe essere lui. No. Ah, ecco, sì, ok. Niente, ero mezzo drogato, sono normalissimi. Siete normalissimi. Mi dispiace, I'm sorry. Vabbè, comunque, due dello Spezia. Ah, vabbè, comunque sì, scudetto del Perugia e del Pescara. Sorry, sorry me. Bosco Jankovic, Leandro Paredes, Dries Mertens e Parolo. Ultima bustina. La prescelta. Quella col codice.
Non c'è niente. E infatti è sfata pure la mia tesi. No. No. Mai lasciare le bustine con il codice per ultimo. Oh, no, lasciate le bustine per ultimo. Carpi, mezza squadra Genoa, Izzo, Mbogu, Cagliari, Pogba. Bene, ottima apertura, devo dire, sinceramente, veramente. Vi riepilogo velocemente ciò che ho trovato in queste 15 bustine, davvero niente male. Considerando che sono un bel po' di loghi e scudetti comunque. Questo capovolto perché sì. E pure questo è il film cambiato. Benissimo ragazzi, per quest'oggi è davvero tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, commentate e aspettate nuovi video. Sì, mi sembra la cosa più giusta da fare. Niente, alla prossima da Charmi. Ciao.